Grazie di prestarci il tuo applicatore di glitter. Miley non vedo l'ora di sfoggiare la sua acconciatura speciale oggi. Vero, Hailey? È vero, Fabio, tu sei il migliore. Non c'è di che, però sbrigatevi. È già tardi e la Beckett inizierà la consegna dei diplomi senza di noi. Ho tanto sonno. Non mi stupisce, non dormi da una settimana. Lo so, ma ero così nervosa per questa storia del diploma. Dov'è l'applicatore di glitter? Fabio aveva detto che era qua sopra. Sì, ma sopra che cosa? Cerchiamo ancora, deve essere qui da qualche parte. Mi ero addormentata. Wow, deve essere una delle invenzioni di Fabio. Mi chiedo se sia per... Hailey, cosa hai toccato? Che cos'è quello? Ragazze? Stile, profusione, i capelli, una passione. Una VIP, segui i suoi sogni. Una VIP, voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura. I love VIP. Abbiamo un piccolo problema. Cosa? Che cosa vi è successo? Ma siete gigantesche! Hailey, non sono loro essere gigantesche! Siamo noi che siamo piccolissime! Oh no! Ma com'è possibile? Non saprei! Forse perché tu hai toccato un casco che diceva chiaramente non toccare? Forse! Ma se ci ha rimpicciolito potrà riportarci alle dimensioni normali! Ci basterà attivarlo di nuovo! Siamo pronte! Miley, schiaccia il bottone! Non si accende! Ragazze, credo che il casco si sia bloccato! Guardate là! Deve essere un blocco di sicurezza! La forma e il colore mi ricordano qualcosa! Oh! Un momento! Sì, ho visto qualcosa di simile nel salone mobile di Fabio sul suo portachiavi! Ottimo! Allora andiamo a chiederlo a lui! Sei impazzita! Fabio non deve saperne niente o non ci farà partecipare alla consegna dei diplomi! Dobbiamo prenderglielo di nascosto! Ciao ragazze! Wow, Fabia! Che look fantastico! Grazie mille! È il mio look da diploma! Ragazze, Hailey e Lexi non ci sono ancora! Cosa? Ma comincia tra mezz'ora! Se lo venisse a sapere la Beckett, non ci diplomeremmo! Attenzione! D'accordo! Ora dobbiamo solo attraversare la strada. Già, niente di che. Beh, facile facile. Non credo sia una buona idea. È tutto ok. Cosa può succedere? Attento! No, no, non posso parlare! Ragazze, mi sa che non è così facile attraversare! Ora! Ehi, ma che cosa... Ferme! Cosa fate? Oh, scusaci, Fabio, è solo che stavamo giocando e sai com'è? Ci dispiace, Fabio! Che disordine, Fabio! Ehi, eccolo, ci siamo! Insomma, non c'è tempo per giocare! Sta per cominciare la cerimonia! Quanto pesi! Mi devi spingere un pochino più in alto! L'ho preso! Adesso tira! Tira, spingi, deciditi! Coraggio, ancora un po', ancora un po'! Ma non mollare! L'ho preso! Dove sono le ragazze? Ci stanno mettendo una vita! Faremo tardi! Ho fatto un sogno spaventoso! Non c'è tempo da perdere! Abbiamo trovato l'applicatore di glitter! Andiamo! Fabio è impaziente! Dobbiamo muoverci!
Perché ci avete messo tanto? Non ce la faremo, la cerimonia sta per iniziare! Mi dispiace tanto, Miley, non so se ho il tempo di farti l'acconciatura. Hai 5 minuti, non di più. Non voglio arrivare tardi. 5 minuti per un'acconciatura? È impossibile! Puoi farcela! Mostra ciò che abbiamo imparato! Tranquilla, Ailey. Ho fiducia in te. Miley, preparati! Sei la migliore! E appena in tempo! Finalmente! Presto! La Beckett sta per iniziare! Care studentesse, nel corso di questi mesi ognuna di voi ha dimostrato che la sua tecnica la rende unica come parrucchiera. In queste valigette abbiamo preparato un accessorio esclusivo che ognuna di voi è in grado di usare come professionista. Quindi, congratulazioni, potete venire a prendere la vostra valigetta. Con impegno e perseveranza avete realizzato i vostri sogni. Sono fiero di te, nipote. A partire da oggi siete delle parrucchiere professioniste. Siete fantastiche! Forza! Riuniamoci tutti per fare una foto! Dobbiamo immortalare questo momento! Arriviamo! Sì, anche noi! I love VIP! Zucche! Costumi, caramelle, adoro Halloween! Qualcuno ha detto Halloween? Noi stiamo andando nel posto più spaventoso di tutta Cattania. Un luogo che nasconde una leggenda terrificante. Potete venire con noi, se ve la sentite. Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP, segui i suoi sogni, una VIP. L'incantesimo della fontana! La fontana? Ci siamo già state 1 milione di volte! Già, non sembra così spaventosa! Oh! Sì, però stasera è diversa! Perché è Halloween e può succedere di tutto! Of Halloween, the fountain legend lives again. By now you should know. Spooky Halloween, trick or treat, hunting presences you can see. Daddy's happy real, make a scene. Spooky Halloween. If your toes are going on fell, you know something's not going well, 'cause you'll forever disappear. Spooky Halloween, if you don't, hunting presences burn me. It's nothing real. You can try if you dare. Spooky Halloween. If you don't, hunting presences burn me. Then it's nothing real. You can try if you dare. Ragazze, forse ora dovremmo andare. Credete veramente a queste sciocchezze? Nessuno può scomparire. È una leggenda. C'è solo un modo per verificarlo. Allora, ne hai il coraggio? Ehi, pesce! Noi tre non abbiamo paura! Visto? È tutto a posto! Che cosa guardate? Avete visto un fantasma o cosa? Ma dov'è? Giselle! Le tue gambe! No! Era vero! La leggenda era vera! Paura! Stanno scomparendo! Andiamocene! Non stiamo scomparendo! Siamo invisibili! Quanto amo la notte di Halloween! Scappate! Non crederete a quello che ci è successo!
adesso! Eravamo con Selena e... Wow! Dove staranno andando così di corsa? Ragazze, non ci sentono. Lady Gigi, sono qui! Che strano, sembravano spaventate. Già, neanche avessero visto un fantasma. Ragazze, non possono vederci. Dobbiamo trovare un modo per farci notare. Ci penso io. Qui dentro. Guardate, sono sotto la scrivania della Beckett. Sono terrorizzate, ma non possiamo farci niente. Non ci vedono, non ci sentono. Come possono capire che siamo noi? Mi è venuta un'idea. Fa che non ci trovino, fa che non ci trovino. Shara! Ragazze, il fantasma mi ha preso, salvatemi! Magic Style! Wow! Soltanto Fabia riuscirebbe a farlo! Non capisco com'è possibile! Il fantasma è Fabia! Ne sono sicura! Chloe! Giselle? Ma cosa ti è successo? Noi non abbiamo niente da dirvi! Sentite, è una cosa importante! Allora, c'è un modo per sciogliere l'incantesimo? Ci dispiace tanto, ragazze! Noi volevamo soltanto farvi uno scherzo! Stando alla leggenda, per scioglierlo bisogna gettare un'altra moneta dentro la fontana con i primi raggi del sole! Se no l'incantesimo durerà per sempre! E resteranno invisibili? Per sempre? Dobbiamo sbrigarci! Chloe, presto, lancia una moneta! Non ho più monete. Guardate, sta sorgendo il sole. Resteremo così per sempre. Una moneta di cioccolato. Spero che funzioni. Ragazze, mi dispiace avervi messo in questo guaio. È proprio vero che tutto è possibile ad Halloween. Vuoi scherzare? È stato il miglior Halloween di sempre. I love the IP. Dopo aver tagliato i capelli, applicheremo le extension. Visto? Ma prima dividiamo i capelli in ciocche. Nila? Nila, dai, basta giocare! Vieni qui! Allontana le forbici, non voglio tagliare i capelli! Quando ti metterò l'extension avrai dei capelli lunghissimi! Ho bisogno di allenarmi! Tutto bene là in fondo? Sì, e comincio subito! Devo solo... c'è un busto per acconciatura? Un ragno! C'è un ragno gigante sul mio intreccio capelli!
Su, avanti, calmati. Non sarà questa gran cosa, Giselle. Se n'è andato. Scommetto che era velenoso. Dai, Giselle, era semplicemente un ragnetto. Cosa farai se ne troverai uno quando avrai un tuo salone? Userò l'insetticida. Devi superare le tue paure. Giselle è solo un ragno! Tutti noi abbiamo delle paure. È perfettamente normale. E infatti, vedrai che ti aiuteremo a vincere la tua. Non so se ne sarò capace, davvero. Solo a vedere quelle zampe pelose inizio a tremare tutta. Sai cosa, Giselle? Mi hai fatto venire una grande idea. Non so se questa cosa mi piace, ragazze. Se non li vedi, sono certa che non ti daranno tanto fastidio. Infila la mano nella scatola e vedrai che non succederà nulla. Non lo so. Sta tranquilla, puoi farcela. Oh, com'è morbido, sembra seta, eh. È una ragnatela. Giselle, stai calma. Tranquilla, erano solo capelli. Non mi importa, basta così, non voglio fare questo gioco. Ma ti resta ancora una scatola. Ma non fa niente, lasciamo stare ragazze e torniamo in classe. Oh, per caso hai un piano B? Ehi, che forza! Cos'è, giochi a nascondino? Non è un gioco, è una cosa seria. Sto cercando di proteggermi da Mia. Da Mia? Ma di cosa stai parlando? Finché mi lava i miei pettini e i capelli va bene, ma tagliarmeli no, mai. Oh, è questo il problema? Mia vuole solo usarti per fare pratica con il whip trend. Ti tagliano una ciocca e ti mettono delle extension fantastiche. Avrai una chioma lunghissima. Hai visto che belle? Wow, è per te quel look. Beh, sì, ma... lo ammetto, l'idea di tagliarmi i capelli mi fa paura fin da quando ero piccola. Capita a tutti di aver paura di qualcosa prima o poi. Ricordo che qualche anno fa ho fatto un sogno stranissimo. Stavi felicemente dipingendo quando è apparsa una nuvola scura all'improvviso. Sei stata brava, Alexia! Sei arrivata in finale! Sì, ma ero molto nervosa. Vedevo nuvole nere ovunque. Oh, povera cagnolina! Vedi, Stella, non dovevi raccontarle nulla dei tuoi sogni. Ma solo... Dovresti smettere di essere così superstiziosa. Giusto, Alexia! Il tuo talento è l'unica cosa che conti. Sei una pippez! Sapete, anch'io ho superato la mia paura dei mostri. Ah, adoro andare a fare shopping con voi! E se incontreremo un mostro, lo spaventeremo di certo! Cari followers, rieccomi qui, pronta per fare dello shopping. Oggi nessun mostro mi spaventi. Gigi, è solo il pupazzo gonfiabile del centro commerciale! Vedete, followers? I mostri non esistono! La verità è che insieme riusciamo sempre a fare tutto. Scusaci tanto, Maya, forse siamo state insistenti. E anche un po' prepotenti. Tu balli così bene! Io... Dovresti partecipare al talent show! Amiche, ora calmatevi! Ecco, io non posso partecipare al talent show! Ma perché? Dovete scusarmi, ma non sono brava come pensate! Stai scherzando? Tu balli benissimo! Guarda il video che abbiamo registrato in spiaggia senza che tu lo sapessi! Ma non riuscite a capire? Non riesco a ballare quando qualcuno mi guarda! Non riesco proprio a muovermi! Dobbiamo fare qualcosa! Ma come la possiamo aiutare? Deve essere più sicura di sé! Il problema è che si innervosisce quando mentre balla ci sono persone attorno, giusto? Aspettate, mi è venuta un'idea! Per cominciare... Già, se tutte voi siete state in grado di farlo, anch'io posso riuscire a vincere la mia paura. Sì! Perché devo essere l'unica che si spaventa? Vorrei avere il vostro coraggio. No! L'ascensore si è fermato! Non respiro! Mi fa paura restare chiusa qui dentro! Ailey, cosa ti
succede? Ehi! Che aspetta la luce! Aiuto! Aiuto! Io ho paura del buio! Smetti di gridare così! Stai consumando l'ossigeno! Ragazzi, vi prego, cercate di calmarvi! Non c'è bisogno di spaventare! Oh! Ehi, non sono l'unica fifona! Calmatevi! Adesso ci penserò io! Ragazze, adesso ho capito! Tutti abbiamo delle paure, ma dobbiamo affrontarle! Posso farcela! Brava, Giselle! Ce l'hai fatta! Hai vinto le tue paure! Ciao, ciao, piccolo ragno! Nila, dove eri andata? Te lo dico dopo! Ora prendi le forbici! Facciamo quel look! Puoi contarci! Extensions Style! Wow, che acconciatura! La adoro! I love VIP! Mi sa che li preferisco lisci! No, anzi, con qualche onda! Ah, oh, non lo so! Ci stai facendo impazzire! Lexi ha ragione, Mia. È solo un appuntamento. A quanto pare stai perdendo la calma per una volta. Rilassati, andrà tutto bene. Fidati, sarai splendida. Cosa dici? Siamo pronte? Cominciamo! Pronta? Butterfly Style! Qualcosa non va? Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP, segui i suoi sogni. Una VIP, voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura. I love VIP! Il primo appuntamento di Mia. Ah, cosa mi avete fatto? Che cosa è successo? Non riesco a capire. Mi prude dappertutto. Pizzica! È davvero strano. Abbiamo fatto come al solito. Cioè? Beh, è la prima volta che usiamo questo gel per il volume. Potresti essere allergica. Cosa? Ora chiamo il numero sull'etichetta. Di sicuro avranno una soluzione. Pronto? Abbiamo un piccolo problema, una reazione allergica, già. Spero che passi presto, non farò in tempo per l'appuntamento. Ok, la ringrazio molto. Che cosa ti hanno detto? Come rimediamo? Sta tranquilla, è un'allergia che andrà via da sola. In un paio di settimane. Non mi prendete! Sì, anch'io! Ah, mi prude tutto! Cosa vi succede? Dove diamine siete state a giocare? Avete le pulci! Settimane! L'appuntamento è nel pomeriggio! Bisogna fare qualcosa! Mia, restiamo calme. Vedrai che ci verrà un'idea. Proviamo con un po' di questo. E questo? Pronta! Visto? Ora non si nota quasi più niente. Potrai andare al tuo appuntamento, contenta? Non sono troppo arancione? Per niente, stai benissimo. Non lo so, sembro ancora strana. Non lo noterà nessuno, vedrai. Mia, che ti è successo? Sembra tu abbia messo la testa in un sacchetto di Cheetos! Sono sicura che stia esagerando. Non credo proprio. Sono spaventosa! Dovrò annullare l'appuntamento! Parassiti! Piccoli insetti succhi a sangue! Tranquille, la risolveremo! Ma prima vi devo isolare! Che vuoi dire? Isolarci? Torno con la lozione per le pulci! Non vi muovete da qui!
Lascialo via! Aspetta, ferma! Hai la faccia piena di... popcorn? Che seccatura, queste pulci! Già! Avete rovinato il nostro gioco! Ora vedrai! Tocca a Shara! Vieni qui, Nila! Non scappare! Prendimi! Ciao, hai visto Mia? Sì, è appena corsa via in quella direzione. Oh, ma cosa hanno tutti quanti? Aiuto! No! 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 Mia, finalmente ti ho trovata! Ho un aspetto orribile! Beh, non ha importanza. Quello che tu hai dentro farebbe innamorare chiunque. Credi davvero? Assolutamente. E comunque la situazione non può diventare peggio di così. Per fortuna non ci ha preso. Insomma, come dicevo... Perché? Perché? Capitano, tutte a me! Mia? Mancato poco. Per fortuna stai bene. Come sei finita lì dentro? Le pulci. Mia, sei stata incredibile. Come ti sei lanciata e quel salto e... Cosa? Cosa c'è ora? La tua faccia. La mia faccia? Che cos'ha? Che colore è? È andato via tutto. Non era allergia, era la tinta. Ero così nervosa per l'appuntamento che non mi era venuto in mente! Mia, no! Che cosa fai? Ciao, Fabio! Come stai? Nila è piena di pulci! Ripensandoci, credo che dovresti cancellare quell'appuntamento. Buongiorno, oggi ho una novità importante da comunicarvi. Conosco una cantante, Lily Joy. Forse il nome vi dice qualcosa. Sta girando il suo nuovo video musicale a Cape Town e vuole scegliere una studentessa dell'accademia per occuparsi dell'acconciatura per il video. Che forte, wow! Che bello! Ma come la sceglierà? Beh, per la scelta ognuna di voi proporrà un look. Li manderemo a Lily Joy e nel pomeriggio ci farà sapere cosa ha deciso. Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP segue i suoi sogni, una VIP voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura! I love VIP! Non espellermi dall'accademia! Provaci di nuovo. Beh, hai ancora un buon margine di miglioramento. Però siamo qui per questo, giusto, Mia? Molto bene, Hailey. Una proposta veramente originale. Vai avanti così. Notevole, Lexi. Continua. Fai ad Alexa l'acconciatura che hai disegnato. Talent Style! Wow! Fabia, raggiungimi più tardi al caffè. Ho bisogno di parlarti da sola, ok?
No, Fabia, lo sai com'è fatta la Beckett? Ragazze, io credo che voglia espellermi. Come? No, di sicuro non è così. È davvero ingiusto, mi sono impegnata così tanto. E la Beckett vuole farmi fuori. Lo sai cosa faccio io quando mi sento arrabbiata? Scrivo quello che provo sopra un foglio di carta, butto fuori tutta quanta la rabbia e poi strappo il foglio e lo getto via. Così mi libero dalla rabbia. La Beckett non valorizza i suoi studenti. L'accademia sarebbe migliore senza di lei. Molto bene, Ailey. Cosa stai facendo, Fabia? Niente. È soltanto che non mi piaceva come stava venendo il mio disegno, quindi ora mi sa che andrò a... Fabia, la lezione non è finita. È ora di esercitarsi con l'extension. Ma... Sì, sì, Lily Joy, stanno lavorando sodo. Ok. No, no, non preoccuparti. Vedrai che sarai contenta. Sì, ci sentiamo dopo. Ciao, Fabia, un attimo solo. Salve, Miss Beckett, so perché voleva vedermi. Oh, davvero? Se mi vuole espellere, lo dica e basta. No! Forse sono stata troppo dura con te. Ma se sono esigente è perché so che puoi creare qualsiasi cosa tu voglia. Fabio mi ha detto quanto ti sei impegnata per essere qui. Se continui a farti bloccare dalla paura, alla fine rinuncerai alla tua passione ed è un peccato perché se pattinare è il tuo sogno non dovresti smettere. Il bigodino ha funzionato! Gwen, non è stato merito del bigodino, è stato merito tuo. Sei stata grande perché hai creduto in te stessa. In realtà non avevi quel bigodino durante l'esibizione, non ne avevi alcun bisogno. Cosa? Ho fatto sì che tu credessi in te. Ho avuto un'altra idea. Considerando tutta la tua esperienza, perché non aiuti le altre ragazze a migliorare i passi? O magari le ispiri ad esempio, hai dimostrato di essere bravissima. Ah, zio, sei il migliore! Non sarei nessuno senza di te e senza le nostre amiche di Pets. Amethyst Style! Un look meraviglioso come il tuo cuore. Se continui così, farai molta strada. Ah? Ehi, com'è andata con la Beckett? Che cosa ti ha detto? Ah, no, non era niente. Anzi, in realtà è stata molto carina. Quindi, come mai sei nervosa? Il foglio l'ha portato via Shara e se lo trova la Beckett è finita! Cosa? Ho fatto quella cosa che mi hai detto di buttare fuori la rabbia scrivendo tutto su un foglio e ho scordato di gettarlo via! Forza ragazze, siamo pronte per la videochiamata! Vediamo chi acconcerà i capelli della nostra star! Lily Joy, ben trovata! È un piacere averti insieme a noi! Il piacere è tutto mio! Che fortuna avere delle parrucchiere così talentuose! Hai fatto la tua scelta, giusto? Esatto! Ho deciso che... Non ora! Che cos'è? Solo un attimo, Lily Joy! Scusa! Oh no, no! No! Oh, che succede, Fabia? Cos'è quel foglio? Fammi vedere! Qualcosa non va? No, no, niente. Scusi, Miss Beckett. È solo... È una lettera per le mie amiche. Che gesto carino, Fabia. Ma non è il momento più adatto per... Oh, mi piace! Sì, sì, leggila pure, Fabia. Sì, ma certo. Benissimo, ora la leggo. Ci sono... È molto difficile fare il parrucchiere. Essere il migliore... del mondo, ma grazie alle mie amiche, ogni giorno per me è come un sogno. Oh, Fabia, ma è... meravigliosa! Falla sparire subito! Bene, dopo questo bel momento, Lily Joy,
Dici cosa hai deciso. Il mio pezzo riguarda l'amicizia, perciò voglio che tutte voi mi facciate i capelli per il video. Cos'è? Che succede? Forza, prendi il compito e andiamo! Oh, è chiusa! Siamo in trappola! Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP, segui i suoi sogni. Una VIP, voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Lotta paura, inizia l'avventura! I love VIP! Qualche ora prima. Il compito a sorpresa. In questo caso, invece, ragazze, abbiamo una colorazione molto più accentuata. Visto come risaltano i riflessi? Lexi, Chloe, come dicevo, i riflessi di questo tipo vanno applicati dalla radice alle punte. Allora, cosa c'è di tanto divertente? E così vi mettete a disegnare durante la lezione? Non fare così, Fabio. Non è da te arrabbiarti tanto. Già, tu sei un insegnante moderno. Io sono moderno? Aspetta, no! Ora non mi prendete in giro. Immagino che non seguiate la lezione perché conoscete già la storia dell'acconciatura canina. Perciò domani avrete una verifica. Tutte e due. Lexi, Chloe, pronte per il concerto di stasera? Spero tu sia stata attenta a lezione, perché voglio un look con riflessi da urlo! Non possiamo andarci! Che cosa? Ma abbiamo preso i biglietti da settimane! Fabio domani ci fa fare un compito perché non seguivamo la lezione sui riflessi, anche se vi potessi fare quei riflessi subito. Non saprei come, mi dispiace. Beh, suppongo che dovrò andarci con la solita acconciatura. Qualcuno ha detto riflessi? Ci penso io! Bubbly Style! Wow, sei straordinaria! Questo look ti sta benissimo! Grazie, Giselle! Ci vediamo, ragazze! Questo concerto sarà il migliore di sempre! Già, e noi ce lo perderemo! Ma non preoccuparti, ci bastano un paio d'ore a prepararci per il compito! È un gioco da ragazzi! Ragazzi, ecco i libri per il compito di domani! Vi lascio al vostro lavoro! Io ho parecchio da fare! Benvenuto, Fabio! Le acconciature dell'antichità. Breve storia del tupè. Come può Fabio aspettarsi che studiamo tutta questa roba entro domani? Adesso vado da lui e glielo dico. Non ci può fare questo. Ferma, guarda. Sono le domande del test. Splendido. Basta aspettare che diventi buio e potremo rubarle dalla scrivania. Sembra di essere in un film. Shh. È chiusa. Cosa facciamo? Rilassati. Ho tutto sotto controllo. Benvenuto, Fabio. Sei la migliore. È stato il miglior concerto della mia vita. Mi sono divertita un sacco. Zoe, guarda là. C'è qualcuno in classe. Dei ladri. Presto, dobbiamo suonare l'allarme. Adesso è nostro! Cos'è? Che succede? Coraggio, prendi il compito e andiamo! Oh, è chiusa! Siamo in trappola! Ci hanno chiuse dentro! Oh, non è divertente! Sta arrivando la polizia! Per il furto di un compito? Chloe? Sei tu! Zoe! C'è Alexia con te! Dovete farci uscire da qui! Che ci fate lì dentro? Volevamo rubare il compito di domani, ma abbiamo fatto un pasticcio! Aprite la porta, presto! Provate con questa! Se Fabio ci sorprende, verremo espulse! Attenzione, ladri! Non identificato! Non identificato! Non identificato! Non ci riesco! Chi è là? Ragazze, voi cercate di aprire in qualche modo, noi lo distraiamo!
Zoe, Alexia, è tutto a posto? Cos'è successo? Quanti sono i ladri? No, Fabio, eravamo noi. Cosa? Insomma, abbiamo premuto l'allarme per sbaglio. Siete sicure? È meglio che dia un'occhiata. È solo che... c'è un topo enorme! Un topo? Sì, lo dobbiamo trovare. È andato da quella parte, coraggio! Ci sono! Questo trucco ha sempre funzionato! Beh, benvenuta nel 21° secolo! Questa porta è digitale! Oh, io voglio uscire! È la quinta volta che controlliamo nei dintorni. Non lo so, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa. Noi? Figurati, troveremo quel coniglio, vedrai. Coniglio? Non avevate detto che era un topo? Beh, sì, infatti, un topo coniglio, perché in questa stagione è pieno. Adesso basta, io torno dentro, voglio scoprire che sta succedendo. Voglio uscire da qui, fatemi uscire! Shh, ascolta, arriva qualcuno. Bene, finalmente! No, non va bene! Se ci beccano a rubare il compito, saremo espulse! Bentornato, Fabio! Un momento. Qui... mi sembra sia tutto in ordine. Falso allarme. Oh, mi tremano le gambe. C'è mancato tanto così che fossimo espulse. Forza, Chloe, abbiamo un sacco da studiare. Beh, visto che abbiamo qui le domande... Oh, non ti è bastata questa lezione? Oh, d'accordo. Ben fatto, Chloe. Com'è andato il compito? L'ho azzeccato! Fantastico! Non avete dormito, ma avete imparato tante cose! Perché non andiamo in centro a mangiare qualcosa? Forza, dobbiamo festeggiare! Che cosa ne dite? Ragazzi? Riconoscimento facciale in corso. Studente non riconosciuto. Oh, fantastico! Oh, sembri assonnata. Qualcuno non ha dormito stanotte? FIFA da primo giorno? No, Chloe. Non sei nervosa? Domani è il nostro primo giorno. Non posso dormire. Tu puoi? Ah! Nulla di grave! Non vedo l'ora di iniziare le lezioni e diventare la migliore hairstylist di tutto il mondo! Tu? La migliore? Che carina! Mia, hai già imparato a fare una treccia. Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP segue i suoi sogni, una VIP voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura! I love VIP! Haley, siamo una squadra! Buongiorno, signorine. Le vostre compagne oggi studieranno con Fabio. Voi avrete la fortuna di iniziare il corso con me. Fortunate. Capisco. Non vuoi che io sia la tua insegnante, signorina? Oh, certo che sì, non volevo dire che io... Iniziamo! Volontarie? Io, Miss Beckett, ho sentito cose meravigliose su di lei. Glitter Style! Straordinario! Grazie. Ora è il vostro turno di mostrarmi di cosa siete capaci. Vedete lì? È una roulette di colori, capace di combinare tutti i tipi di colori. Voi dovrete usarla per creare la tinta perfetta. Wow, che bello! È fantastica. Oh, e ancora una cosa. Lavorerete insieme come una squadra. Che? Avete sino alla fine della giornata per creare il mix di colori. Buona fortuna!
Ehi, Miley, vuoi giocare con noi? Certo! Si suppone che dovresti passarla. Mi dispiace, è solo che non so come si fa. Non ho nessun amico con cui giocare. Non preoccuparti, ora Nila e io saremo tue amiche. Ecco qui! Un tocco di rosso aggiungerà potere al mix. Buona idea! Blu, bisogna mettere colori freddi, sono molto più eleganti. Dobbiamo decidere insieme i colori! È proprio quello che farei se volessi fallire. You know, if I want it, I can have it. Watch how I get to the top. I've been through this academy to be the best that I can be. I'm gonna make my dream come true. Nothing can stand in my way. Wishing is a big mistake. You might think you're better off if you're flying so low. But the truth, it is more fun to be a team, to work as one. Say united, we go far. Gonna do it my own way. I don't need you anyway. Keep on trying while I slay. You won't kick me off my throne. I don't care if I'm alone. We all work to get the same, to be the best in the game. I don't wanna listen. I don't wanna listen. I don't wanna listen. Stop the chit chat, I'm creating. Wishing is a big mistake. You might think you're better off if you're flying so low. But the truth, it is more fun to be a team, to work as one. Say united, we go far. If we go together, we'll be good forever. Nothing can stop us, no. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu! Beh, lo puliremo e basta! No, la giacca della Beckett! Guardate, l'abbiamo macchiata! È distrutta! Non sarebbe successo niente se mi aveste ascoltata. Ma se è colpa tua! Non lasciavi stare la ruota! Ragazze, smettetela! Se lavorate insieme, sono sicura che riuscirete a sistemarla. Forse hanno ragione. È che queste macchie non andranno via. Beckett voleva vedere una tinta straordinaria, giusto? Però non ha detto che doveva essere per forza sul busto delle acconciature. Stai dicendo che... Beh, signorine, ammetto di essere intrigata. Avanti, fatemi vedere. La mia giacca è... Beh, ha parlato di una tinta straordinaria, ma non ha detto dove applicarla. È incredibile! Il mix di colori, il design, le forme a spirale! Sentite, ragazze, so di non essere stata molto simpatica. Suppongo che volessi impressionare la Beckett così tanto che sono stata meschina con voi. Quindi, siamo promosse, eh? Certo che no! Questa è una scuola di parrucchieri! Non un negozio di vestiti. Dovresti applicare la tinta al busto e anche velocemente. Avete 2 minuti. Sappiamo come fare, ragazze? Sì! Nelle puntate precedenti Hair Academy. Certo che lo faranno, la VIP 3, io sarò lì come insegnante. Dire, dobbiamo entrare nel salone mobile e attivare il piano. Arriverò tardi al colloquio. E perché questa valigia è così pesante? Non volevamo che ve ne andaste, che ci dimenticaste per sempre. Mi è venuta un'idea. Pronte? Via! Grazie amiche, grazie mille.
Lady Gigi! Nila! Ciao, sono Fabia, è un piacere. Amiamo il mondo delle acconciature. C'è un nuovo corso che inizia adesso. Entrate a informarvi. Buongiorno, sono la signorina Beckett, la preside della scuola. Suppongo che siate qui perché volete entrare nella Viper Academy. Se siete tutti pronti... Ciao, scusate il ritardo. La signorina Hailey, vero? Mm-hmm. Una candidata a entrare in accademia non dovrebbe tardare il suo primo giorno. Oh. Mm-hmm. Bene, se siamo tutti qui possiamo iniziare. Uff, uff! È Alexia! Ed è in compagnia! Vi presento Zoe! Ciao! Le nostre padroncine si sono conosciute l'altro giorno e vogliono iscriversi all'accademia, anche le vostre! Sì! Fantastico! Wow, Chloe! Questo posto è così figo! Andiamo, Lexi! Siamo in ritardo! E ho sentito che la preside di questo posto non è molto gentile. Ops! Silenzio! Cominciamo proprio male. La puntualità è cruciale qui in Accademia. Seguitemi, vi mostrerò la scuola. Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP, segue i suoi sogni, una VIP, voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura. I love VIP! Voglio andare alla Viper Academy seconda parte. Tra queste mura abbiamo formato i migliori parrucchieri del mondo. Cool! Che posto straordinario, vero? Sì, Miley, anch'io preferirei fare il tour da sole. Sono solo io o ha appena parlato con la sua cagnolina? La verità è che anche Shara e io possiamo parlare tra noi. Sul serio? E come fate? Beh, per poter parlare con loro dovete vivere un momento speciale insieme. Certo! Alexia, tesoro, parla con me! Mi piace un sacco, voglio iscrivermi! Prego, signorine, da questa parte. Siamo arrivati all'aula principale, dove potrete imparare a creare le migliori acconciature e i look con le migliori attrezzature che un parrucchiere possa avere. Potrete imparare così tanto in questo spazio meraviglioso. Sempre che dimostriate di avere talento, naturalmente. Solo le migliori arriveranno qui. Vediamo. Hailey, tu hai già esperienza come parrucchiera, ma devi migliorare le tue abilità. E anche tu, Fabia. Uscirete da qui come parrucchiere professioniste. Per quanto riguarda il resto, qual è esattamente la vostra esperienza nel mondo delle acconciature? Beh, io so fare le trecce. Temo che non abbiate quel che ci vuole per stare qui. Sul serio? Non ci posso credere. Ragazzi, aspettate! Perché queste facce tristi? Cos'è successo? Hailey e io siamo entrate, ma le altre non ce l'hanno fatta. Conosco la signorina Beckett. Vi sta solo mettendo alla prova. Mostratele il vostro potenziale come studentesse dell'Accademia. Sono sicuro che cambierà idea. Vuole vedere qual è il mio potenziale? Eccolo, signorina Beckett! Ci deve essere un modo per provarle che abbiamo quello che ci vuole. Ehi, aspetta! Credo di avere un'idea. Fabia, abbiamo bisogno di te e di tuo zio per aiutarci con le acconciature. Certo, ma che intenzioni avete? Organizzeremo il più grande evento di hairstyling che si sia mai visto a Cape Town. Ma come ci assicuriamo che lo venga a sapere? Ah, non ti preoccupare, lo scoprirà! E non solo lei! Perché funzioni, la città intera deve venire a saperlo! Io farò un magnifico cartellone, così tutti vorranno vedere com'è una buona acconciatura! Beh, io ho 15.000 follower. Possiamo anche fare una diretta dal mio profilo. Perfetto! Tu presenterai l'evento di fronte a migliaia di persone. Neanche per idea, useremo il mio profilo, ma non posso parlare di fronte a così tante persone, sono timida. Ma ci vuole una presentatrice, qualcuna audace, qualcuna forte. Voglio gli altoparlanti qui adesso. Questo evento è la mia chiave per poter entrare nell'accademia. L'abbiamo trovata. Benvenuti al più grande evento dell'anno! Seguite le tendenze in fatto dei capelli? Impazzite per le acconciature audaci? Allora questo live show è per voi! Questo
Questo sarà fantastico! Come ti sei potuto dimenticare il phony? Ora cosa facciamo? Non sono abituato a questo stress, Fabia! Non so come lavorare così! Grande, il mio phon! Aspetta, questo non è il mio phon! L'ho preso dalla Beckett! Cosa? Ehi, non vi voglio stressare, ma non avete ancora finito? Chloe non può intrattenere la gente ancora per molto, sta... facendo cose strane. Arriveremo alle acconciature tra un attimo, ma prima... Che ne dite di un altro aneddoto divertente sui capelli? Sapevate che ogni giorno perdiamo tra 50 e 100 capelli? Oh no, i miei preziosi capelli! Ci siamo! Rainbow Style! Pronti? Ci siamo! Finalmente! Il momento che tutti stavate aspettando è arrivato! Lexi e Lady Gigi! Avete mai visto un tale mix di colori? Lexi, sembra un arcobaleno! E non perdetevi le onde di Lady Gigi! Stai davvero benissimo! È vero, continua così, Lady Gigi! Stai spaccando! Signorina Beckett, le piacciono i nostri look? Oh, ma che coincidenza trovarla qui! Non fate finta di niente. Non avevo scelta. Siete di fronte all'Accademia. Potete iniziare a smontare tutto quanto. Perché avete passato il mio test. Anche se non siete parrucchiere, avete dimostrato di avere altri talenti che vi aiuteranno a diventare le migliori hairstylist. Ci vediamo domani in classe. Non ci posso credere! Ragazze, voi riuscite a capire Alexia? Wow, questo vuol dire che abbiamo un momento speciale! Sono così emozionata! Chloe? Eila! Possiamo finalmente parlarci e non dici niente? Giselle, stai bene? Zio, cos'è questo? È la migliore accademia di parrucchieri che esista al mondo. Oh. Non voglio che te ne vada, però capisco che un giorno dovrai volare per conto tuo. Per favore, torna a Natale! Non me ne vado. Per ora. 2 anni più tardi. Questa è l'ultima. Onestamente, non capisco perché stiamo partendo con le nostre valigie. Io non so ancora se verrò accettata. Se voglio studiare lì, devo prima passare un colloquio con la direttrice. Che succede se non mi ammettono? Certo che lo faranno. La Viper Academy è fatta per te. Ce l'hai nel sangue. Inoltre io sarò lì come insegnante. Sì! Diventerai la migliore parrucchiera del mondo! Eh? Beh, la seconda migliore naturalmente. Stanno preparando tutto per partire. Dobbiamo entrare nel salone mobile e attivare il piano. Che piano? Come che piano? Se Fabia arriva a quel colloquio, starà fuori per tanto tempo e si farà nuovi amici a Cat Town. Si dimenticherà completamente di noi. Oh no! Dobbiamo impedire ad ogni costo che arrivi all'Accademia. Seguimi! Lady Gigi, aspetta! Zio, è pesante. Lascia che ti aiuti. No, posso farcela! Guarda! Hai visto? E senza spettinarmi? Partiamo! Stile a profusione, i capelli una passione. Una VIP, segui i suoi sogni. Una VIP, voglio diventare. Non mollare mai, credi in te e brillerai. Look da paura, inizia l'avventura. I love VIP! Voglio andare alla Viper Academy, parte 1. Ehi, tu credi che funzionerà? Stiamo proprio per scoprirlo. Ci siamo! Ehi, ma
che... Proprio quando stavamo entrando a Cape Town, ti ha messo di ferraglia. Non capisco che cosa sia successo. Beh, lo sistemerò in un momento. Ma cosa stai dicendo? Arriverò tardi al colloquio. Ce l'ho tra 20 minuti. Shara, corri, dobbiamo andarcene ora. Buona idea, ragazze. Alleggeriamo il peso. Non è per questo, zio. Arriverò in ritardo. Vado lì a piedi. Ne sei sicura? Ci vorrà solo un momento. Va bene così. Non è poi così lontano. È veramente lontano. E perché questa valigia è così pesante? Aria! Ho bisogno d'aria! Cosa stai facendo? Ci scopriranno! Lady Gigi! Lila! Che cosa fate qui? Le vostre padroncine saranno in ansia! Beh, noi volevamo... organizzare un arrivederci! Volevamo farvi una sorpresa! È davvero molto gentile, ma io temo che non serva! È troppo tardi adesso! Non arriverò mai in tempo al colloquio e perciò non riuscirò mai a entrare nell'accademia! Ok, abbiamo rotto il salone mobile. Cosa? Oh, non volevamo che ve ne andaste e che ci dimenticaste per sempre. Ah, questo non succederà mai. Non vi avrei mai abbandonate. Ad ogni modo, è troppo tardi. Non lo permetterò, mi è venuta un'idea. Amiche, siete sicure che questo funzionerà? Stai tranquilla. Pronte? Via! Oh, attenti! Attenti! Ma dove sarà andata? Lady Gigi! Dove sei? Lady Gigi? Ehi! Lady Gigi? Ma dove può essere? Ciao! Ciao, scusami! Hai visto una cagnolina? Non è tornata a casa! Cosa? Anche tu hai perso il cane? Anche tu? Il mio si chiama Nila. La sto cercando da un po'. Ah, mi chiamo Mia, comunque. Sono Giselle, piacere. E perché non le cerchiamo insieme? Sono sicura che le troveremo prima. Ehi, una notifica! Due cagnolini stanno provocando il caos a Cape Town. Oh, questa è la mia. Ed è con un'altra, guarda. Sì, questa è Nila. Sono a Cape Town, andiamo lì. Grazie amiche, grazie mille. Senza di voi non ce l'avrei fatta. È stato un colloquio difficile, ma spero di entrare nella VIP Hair Academy. Ce la farai! Nila! Lady Gigi! Giselle, Mia, cosa fate qui voi due? Fabio, il mio parrucchiere! Stiamo cercando Lady Gigi e Nila. Sappiamo solo che sono state viste verso la piazza di Cape Town. Nella piazza? È dove si trova la VIP Hair Academy. Credo di sapere dove siano. Veloci, spingete il salone mobile. Cercherò di metterlo in moto. Andiamo, ragazze! Lady Gigi! Nila! Eccomi! Ciao, sono Fabia, è un piacere. Mi dispiace per le vostre cagnoline. Sto per iniziare un corso qui alla VIP Hair Academy e si sono intrufolate nella mia valigia. Hanno pensato che non ci saremmo viste mai più. Che cattivelle che siete. Eravamo preoccupate per voi. Quindi, un'accademia per parrucchieri, eh? Wow, che bello! Amiamo il mondo delle acconciature. Veramente? C'è un nuovo corso che inizia adesso. Entrate a informarvi. Che ne pensi? Diamo un'occhiata? Certo! Oh, guarda! Dai, entriamo! Continua! Oh!